Sta firmando ed ecco ora la firma del nostro sindaco. Raffiguranti la bandiera d'Europa e recanti i nomi delle località gemellate. Avviene quindi la consegna delle chiavi della nostra cittadina, ove verranno resi gli onori militari e la consegna delle corone d'alloro ai caduti per la patria da parte delle autorità presenti. Gemellaggio porterà dei benefici qui alla nostra località? Ma credo che dobbiamo dire che benefici economici non ci interessano, di fatto San Pellegrino può e deve vivere di turismo e termalismo, ma nell'auspicata anche speranza di riaprire il casinò. Credo il gemellaggio per far conoscere San Pellegrino anche in Francia, in Svizzera, all'estero. Ci saranno scambi di delegazioni, di ufficiali delegazioni, ma anche di cittadini, ma credo che soprattutto i benefici siano di carattere culturale. Ringraziarli a nome del Comune, come pure ringraziamo il professor Parimbelli Claudio e i suoi ragazzi per il servizio ineccepibile di sala, il signor Capelli per l'organizzazione. Scusi senatore, buongiorno. Che è una manifestazione che metterà delle radici e dovrebbe avere una buona continuità.